Oggi vogliamo raccontarvi un evento storico della vita di Padre Pio da Pietrelcina, l'esumazione del suo corpo. Era la notte del 2 marzo del 2008, un evento che venne annunciato a pochi per dar vita ad un corretto svolgimento di questa breve cerimonia che si tenne nella cripta di Santa Maria delle Grazie. Fu una notte densa di emozioni. Vergine di Cristo, segnato del suo. Il 28 febbraio alle ore 19 si è tenuta la fase preliminare alla prima sessione della ricognizione canonica. Il clima di raccoglimento e di preghiera nella cripta del santuario Santa Maria delle Grazie e la consapevolezza di dare inizio ad un avvenimento storico si leggevano evidenti negli sguardi e nelle espressioni dei pochi presenti. Si proceda alla rimozione del blocco monolitico di granito verde e del basamento di granito rosa su cui esso poggia. Dichiaro chiusa questa fase preliminare. Quella sera una fiaccolata spontanea è partita dal centro della città di San Giovanni Rotondo. Uno sfavillio di fiamme che hanno riportato la mente dei meno giovani alla sera del 22 settembre del 1968, quando una folla di fedeli convenuti per il secondo convegno internazionale dei gruppi di preghiera, si recarono sotto la finestra della cella del padre. Sembrava una notte come tante altre, invece era l'ultima notte di un santo, l'ultimo saluto ai suoi figli. La sera del 2 marzo regnava come 40 anni prima, una religiosa compostezza di fedeli che pregavano e cantavano. Alle ore 22 del 2 marzo 2008, preceduto dal crocifero e da un gruppo di giovani del servizio liturgico, ha fatto il suo ingresso in cripta l'arcivescovo Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, accompagnato dai componenti del tribunale ecclesiastico. Quattro lastre di cemento indicavano il luogo della sepoltura. Una data, il giorno della tumulazione. 26 settembre 1968. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. In questo luogo, che da 40 anni custodisce le spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina al secolo Francesco Forgione, meta di pellegrinaggi, vogliamo esumare questa notte le sue spoglie mortali per una ricognizione canonica del suo corpo, per dare loro un accurato trattamento e assicurarne quanto più possibile una conservazione degna e decorosa da consegnare alle generazioni future, perché altri possano ancora sentire vicino, attraverso i resti mortali del suo corpo, una presenza paterna, spirituale, taumaturgica. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Dio.
I frati hanno intonato i salmi dell'ufficio delle letture di San Pio da Pietrelcina. Ad un brano della prima lettera di San Pietro sono seguite le descrizioni della transverberazione e della stigmatizzazione di Padre Pio tratte dal suo epistolario. Il 6 corrente mese di agosto 1918. Verbale della tumulazione della venerata salma. Il notaio ha letto il verbale della tumulazione della salma del santo. L'anno 1968, il giorno 26 del mese di settembre, nella cripta destinata alla tumulazione della salma del compianto Padre Pio. Alle ore 21:55, il feretro, costituito dalle casse contenenti la salma dell'estinto, viene posto nell'apposito loculo. L'atmosfera era densa di sacralità. Nella cripta di Santa Maria delle Grazie regnava un sovrano silenzio. Tutti i confratelli di Padre Pio avevano poggiato lo sguardo su quelle traverse bianche che una dopo l'altra venivano sollevate con martello e scalpello dagli addetti ai lavori. E poi fisicamente Padre Pio tornava tra i suoi confratelli, tra i suoi figli spirituali, tra i suoi devoti. Gli incaricati procedano all'apertura del sepolcro e alla esumazione del venerato corpo di San Pio da Pietrelcina al secolo Francesco Forgione, sacerdote professo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. I primi colpi di martello e di scalpello scandivano i minuti che sembravano interminabili. Erano momenti di grande emozione. Quelle vibrazioni metalliche hanno raggiunto il cuore di ognuno. Una dopo l'altra sono state tolte, con evidenti sforzi, le quattro traverse di cemento. Protese, lacrime di commozione, mute richieste di grazie. Il padre fisicamente era di nuovo tra i suoi confratelli, tra i suoi figli spirituali, tra i suoi devoti. Eccezionali, indimenticabili, fugaci momenti di cielo. Erano le ore 23 e 19 minuti. La cassa, adagiata su un carrello ricoperto di velluto beige e posizionata nell'area est della cripta, è stata portata davanti all'arcivescovo, il quale, coadiuvato dal promotore di giustizia e dal notaio attuario, ha infranto i sigilli apposti la sera del 26 settembre 1968, dopo averne controllata l'integrità. I periti, invece, verificavano lo stato della cassa. La prima cassa, come avete visto, è piena di ruggine. La seconda cassa è in ottime condizioni. Lo zingo è perfetto, non ci sono segni di ruggine. L'ansia acuita dall'attesa diventava insostenibile, mentre gli addetti ai lavori, con appositi arnesi, tagliavano in fretta i bordi perimetrali della lamina superiore di zinco. Alle ore 23:30, Monsignor D'Ambrosio, il ministro generale e il ministro provinciale sollevavano lo strato di copertura.
sono stati attimi di grande emozione. Tutti speravano di rivedere le amate sembianze del padre. Ma il cristallo che le proteggeva era offuscato dalla condensa di vapore. Sembravano le lacrime di coloro che si sono fermati in preghiera su quella tomba per sfogare le loro pene e chiedere l'aiuto del padre. Invece, era umidità, conseguenza dell'intonaco fresco al momento della sepoltura. Al canto del Te Deum, l'arcivescovo ha incensato le reliquie. Omnis terra veneratur, Tibi omnes angeli, Tibi celi et universae potestates, Kyrie eleison, Kyrie. Subito dopo, mentre venivano intonate le litanie dei santi, i componenti del tribunale, accompagnati dai periti, hanno portato la bara in un luogo attiguo, predisposto per la ricognizione e il trattamento conservativo delle spoglie mortali di Padre Pio. Pater de celis Deus, miserere nobis. Le 200 persone presenti in cripta sono rimaste in attesa di conoscere lo stato in cui sono state trovate le reliquie del santo. I periti, in separata sede, rimossa la lastra di cristallo, hanno proceduto ad una prima sommaria ispezione del corpo. Dopo pochi minuti, l'arcivescovo ha comunicato. Certo, tutti attendete che vi diciamo qualcosa. A una prima sommaria visione, credo che qualcosa che ha influito negativamente è stato il loculo. Probabilmente qualcuno di voi che 40 anni fa c'era ricorderà che l'intonaco del loculo è stato completato un giorno prima, e quindi l'intonaco era molto fresco e quindi ha trasmesso una eccessiva umidità. Vedo i muratori del tempo che mi dicono che è così. Però, a dispetto di tutto questo, cosa si evince in una visione immediata? Ci sono tanti segni che dicono della conservazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che ha fatto cielo e terra. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi. E con voi rimanga sempre. Amen. Subito la notizia dell'esumazione del corpo di San Pio, nella stessa notte, ha fatto il giro del mondo. Mancavano 4 minuti all'1 del mattino, quando il pastore dell'arcidiocesi ha annunciato: abbiamo aperto il sepolcro di San Pio. Adesso si tratta, attraverso vari processi, il Signore ci aiuterà e Padre Pio sarà restituito a noi nella bellezza serena che lui ha sempre offerto a tutti quanti noi che qui siamo venuti. Il sepolcro è rimasto vuoto. Accanto, il masso richiamava alla mente la pietra arrotolata, annuncio della resurrezione di Cristo.
dopo le opportune procedure dedicate alla conservazione del corpo di Padre Pio da Pietrelcina, il 24 aprile del 2008 finalmente tutti i fedeli, tutti i figli spirituali, tutti i suoi confratelli hanno potuto riabbracciare Padre Pio da Pietrelcina. Infatti le reliquie del suo corpo sono state ricollocate nello stesso luogo dove era per circa 40 anni, nella stessa cripta di Santa Maria delle Grazie. L'ostensione è durata per circa un anno e mezzo e tutti i fedeli hanno avuto modo di incrociare il suo sguardo, il suo volto. Poi, dopo qualche anno, Padre Pio è stato traslato nella chiesa che porta il suo nome.